Ragazze, ragazzi, rieccoci qui su Baldur's Gate 3. Vediamo di continuare dall'accampamento dei goblin. Esatto. Ma quando è che picchiamo? Perché mo è, cioè, è tanto che non picchiamo più nessuno. Ma veramente l'episodio scorso siamo stati picchiati. E anche malamente, forte, e anche devo forte. Dire, malamente. E abbiamo dovuto rinunciare. Sì, effettivamente erano troppo potenti per noi. Però forse qua uno scontro c'è, forse, però non saprei. Perché allora non dobbiamo assolutamente parlare con la sacerdotessa Gut, che è qua avanti, perché quella se no vuole ci marchia. Ah, vuole, sì? Vuole marchiarci. E se noi pura Gut. Se noi ci rifiutiamo di farci marchiare, non so, non so cosa potrebbe accadere. Perciò ignoriamola. E se io suono il tamburo di guerra? No, qui, no, davanti a noi? È no. Un crimine, vedi, è un crimine. Ah, è un crimine? Sì. Mazzo, Deo. Però sì, infatti è rosso. Possiamo magari infiltrarci qua e vediamo se ancora parte, e se parte qualche scontro, vediamo. Ma guarda, no, qui io scassino la porta. Tienimi lontano, Gale, che nell'episodio scorso mi ha saltato sulla capoccia. Ok, perché questa cosa io l'avevo vista, non l'ho però fatta io nella mia run. Cioè, che se noi ci fidiamo della sacerdotessa Gut e ci facciamo pure marchiare, non mi ricordo bene le dinamiche, comunque alla fine finiamo, cioè uno di quello che si è fatto marchiare finisce separato dal gruppo qua dentro, praticamente. Ah. Perché lei ovviamente è una goblin, mica ci si può fidare dei goblin, no? Ovvio. Quindi vediamo qua dentro cosa c'è. Quindi guardia del corpo dell'alta sacerdotessa Polma. La vedi? Ecco, hai visto? Sì, è quella che ho visto io. Quando mi sono insinuata nella fessura, sta venita da sta parte, te lo dico. Però questa effettivamente è una zona forse riservata, però lei è da sola. È da sola e qui dentro non c'è nessun altro. Quindi possiamo anche ammazzarla. Però vediamo. Ma c'ha la vita a 97. Sì, è di livello 4. È di livello 4, cioè come noi. Però è da sola, Vabbè. Però io ho salvato. Io ho salvato. Okay. Magari ci parliamo. Vediamo, ci parliamo, vediamo, dici vediamo cosa succede, cosa dice, non so. Polma, vorrei lei anche come, come diciamo compagno insieme a Pala. Sì. Sarebbe figo. Vediamo. Perché di qua. Parlaci di va. Attitudine di Galisi meno 5. Vediamo io, aspetta. Giusto, addirittura 2002. Cerca di spiegare che non ti stavi intrufolando. L'attacchiamo. Tanto ho salvato. Attacca. Poi questa è una zona separata da quella precedente, quindi c'è nessuno dovrebbe venire a sapere che noi l'abbiamo ammazzata, Speriamo. Beh, poi controlliamo al massimo. Okay? Uh-huh. Allora, io faccio così e mi metto qui. Tanto adesso ne ho un bel po' di frecce ora, cioè. Colpo critico. Mortacci 70 già sta grande. Hai visto. Il lupo non ci arriva. Il lupo ha finito anche di muoversi. Quindi vabbè.
Tocca a lei. Ce l'ha con me. Tocca a me. Aia. Tocca a me. Allora. Io userei. Beh, ah, non no, mi posso sta lanciare. Lanciamo questo. Olè. Torna in Dre. Questo. 60. Non usare incante, usa trucchetti. No, i trucchetti sono 8, buono. E uso ma anch'io magari, dai. Mancato. Allora. Ah, hai capito, le ciappette, con l'uvetto, le ciappette. Sulle ciappette. Mi allontano. Ma scusa, ma il marchio. Avevo perso la concentrazione. Fa vedere. Ah, così becco anche il lupetto. Ah no, così no. Oh, come mancato. Mancato. Guarda che... Ah no, forse... Sì, non posso bere, vabbè. Guarda come viene da me, eh. No, no, ce l'ha con ragnetto. Buono, okay. Direi. Allora, vediamo un po'. Troppo pesante. Vediamo, vado. Facciamo... Ma come è mancato? Ci siamo scambiati, io ho fatto 8 adesso. Percezione successo. E poi ok. E Robocop. No. Ok. Veleno. No. Facciamo così. No, manca. Ma perché mancavo ancora? Ma che sfiga. Non riusciamo più a prenderla. Ecco. E il lupo. Ecco. Cioè, lupo lula. Vabbè, ma... Aspetta. Se no, questo... perché c'ho la lancia? Scusa. No. Ma no, io volevo questa, scusa, eh. Vabbè. E niente. Destroyer. No, aspetta. La rifamo così. No. Vai. Oh, ha 5 di vita, dai. Ok. That's curious. A te. Oh. Dai. Polma. Zaino delle provviste, 40 scorte da campo. No, vabbè, tanta roba. Manda all'accampamento, vai. Ah, ho preso una borsa. L'ho preso una borsa. Ah. Raccogli. No, prendi tutto. Aggiungi la mercanzia. Pergame, veleno semplice. Oh, soldi. What's hiding here? Ah, c'è dell'oro. Ma che fai? Ah, pergaminacida di Melf. Diario della sacerdotessa. Prendi. E anzi, leggi. Sto leggendo. Ma non fa niente, vedi. Ruba e aggiungi la mercanzia.
Cioè, una pergamena blocca persone e una di sfocatura. Sì, prendi tutto, tutto. Prendi tutto. Ricetta elisir. No. Che hai fatto? Ma... Ops. Guarda come mi ammazza, mo. No. Cioè, prima mi fa... Ma no, ma ricetta io... Ricetta sbloccata. Ma io non volevo... Apri. Beh, guarda come ha ripulito tutto qua. Una bella collana, questa me la rivendo. Tutto ha ripulito, Seek and you shall find me. Gale. Ecco. Can't give up now. Slow down. Chiave del lucchetto, cos'è? Qua c'è una chiave. Qui abbiamo guardato tutto? Già in uso. Da qua, io qua sono sbucata prima. Qua c'è un'altra stanza. Ti mando una pergamena. Un'altra stanza, dove? Ma vieni, avanti. Porta. Che cos'è? Dove sei? Un enigma questo? Ah, ma vieni qui giù c'è. Dritto. Ma dove sei? Qua, dove stai? Dove stai? Torna indietro. Ah, ma sei già... Sì, è un enigma lì. Aspetta. Qua c'è una cella di... cancello di ferro. Ah, questa è la prigione, vedi? Quanto sai? Blocca persone, veleno semplice. Ah, vabbè, non c'è niente di che... Catene. I wonder who or what those chains are for. Per noi. Vabbè, sì, c'è un enigma qua avanti. E di qua poi si può scendere nell'Underdark. Nell'Underdark. Ok. Accendi le luci. Allora, accendo questo. Accendo anche questo. Accendi le luci. Anche questo. Guarda quanta atmosfera fanno. Hai visto. Percezione successo. Leva. Leva la leva. Oh, vedi. Disco di pietra. E proviamo. Ok. Madonna, non riesco a scassinare sta roba. Tenta di nuovo. Ci apri un passaggio? Mi vengono tutti i tiri bassi. Scusa, allora. Ah, è qualcosa. Fatto apposta. Cioè, non è possibile. Mi sembra strano, eh. Fallimento. Ma non è che devi fare prima quest'altra parte? Ce n'è un altro? Credo. E no, adesso non posso. Fa vedere. Ah no, posso fare continua, sì. Leva.
Ah, e ce ne sta un altro anche di là, guarda. Solo uno. Ah, no. Ah. Ah, è solo uno. Sì, vedi, leva. Ma mi sembra strano, tutti i tiri bassi, okay. Scusa. Fatto apposta. Aspetta che sennò qua li consumo tutti. Aspetta. Comunque qua l'enigma com'è che era? Chi se lo ricorda? Ma che dà la... poi comunque? No, apre un passaggio, apre un passaggio. Apre un passaggio. Era forse la luna piena davanti. E chi se lo ricorda? Aspetta. No. No, la figura di prima. C'era la luna piena su, mi pare, e poi la mezzaluna a destra. Ai lati, credo. Ah. Però così no. Sì. Dai. Dai. Una fase dopo l'altra, dai. Sì, ma anche se erano già pieni di ispirazione. Una fase dopo l'altra. Risolvi il rompicapo lunare che blocca l'accesso all'Underdark, vedi? Dai. Ma leva. Ah, ecco perché non mi falliva sempre. Perché sta leva era legata all'enigma. Capito? Mannaggia. A saperlo prima. Vedi? Oh! Vedi? Sì, vedi. Chiudo e apro. Ah, ok. Vabbè, ho perso solo un po' di arnesi da scasso, ma nulla di che. Comunque sì, vabbè, proseguendo di qua, si scende nell'Underdark, capito? Ed è la... adesso non ci possiamo scendere. No, se vuoi sì, ci possiamo andare. Ah. Però non toccare la scala. Non toccare la scala? Qua c'è una scala, non toccare. No. Ok. Dopo, quando faremo tutte le cose qua nell'atto 1, possiamo venire di qua, capito? Ok. Ok, non c'è nient'altro. Piatto d'argento, prendi. E qui non c'è niente da rubacchiare. Non mi pare. No. Ci sono solo un po' di un po' di luce, un po' di... Io sì, anch'io. Ecco, creiamo atmosfera. C'è tanta atmosfera. Ok. Adesso vedrai che gli altri non avevano fatto una piega. Dici, eh? Sì. Speriamo. Te mangi, ci aspettano tutti dei fori. Perché qui viene la sacerdotessa Gut, appunto, se ti prende dopo che ha fatto il marchio, mi pare. Ma se no non viene nessuno. Aspetta che sto qui a guardare le librerie che non le avevamo viste. Librerie. C'è roba. Quali librerie? All'ingresso. Ok. Questo. Intanto io mi sistemo. Aggiungo la mercanzia. Eccomi qua. Mercanzia. Ok. Ok.
Hai visto? Nessuno ha fatto una piega, vedi? Eh no, noi non abbiamo ucciso il troll, la colluna, cioè, non abbiamo ucciso niente. No, no. Ok, qua facciamoci i fatti nostri, per favore. Sì. Qui. Andiamo in giro. Esploriamo la mappa, la mappa. Allora, ah no, c'era. Ah, di qua era, di qua. Aspetta. Vuoi una benedizione di un dio? Vuoi? Aspetta. Che ci famo? Aspetta, qua. Fallo te. Lì c'è sta coso, eh. Sì, adesso lo salviamo. Tranquillo. Qua, parla col tizio lì in fondo. Ok. Lì. Lo assecondi. Se no so botte? No, non lo so. Io l'ho secondato fino in fondo. Ma che tipo? Greetings, child. I've met few aside from goblet. Ah. Are you also here? Fallimento religione. Bene. Vuol dire che non sai che religione è. No. Cosa intendi? I was invited to teach them some of my techniques. I live for pain. Oh, madonna. Ma dove hai mandato? But alas, these goblins seem to thrive on the crude and primitive. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Non credi. È spaventoso. Chi ti ha invitato un goblin? Allora perché ti stai flagellando? Non credi? È spaventoso. No, allora perché ti stai flagellando? I realize this looks strange, but I assure you, it is a most intimate form of worship. Pensa che preghiera. You see, pain is a loving thing. But trying to explain it to these goblins has proven. Forgive me, but that look in your eyes. Something terrible has happened to you. E c'ho un alien in capoccia. Arguto. Arguto, come fai a saperlo? Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. E come avresti intenzione di fare? Perché ti interessa così tanto? Non mi serve, tu lenisca un bel niente. Ma che devo dire? E come avresti intenzione di fare? Perché ti interessa così tanto? Well, the maiden of pain, Lovieta, teaches us that pain is a most powerful and sacred sensation. And should our pain delight her, should we embrace such a gift, she will grant her most sacred of blessings. If you would permit it, I can show you firsthand. Vuoi la benedizione, dai. D'accordo, perché no? Vabbè. Tu che metti dagli la mano. Ma sì. I have something. Raffinato. Matteo. Simply face the wall. And we can begin. Ma anche no, scusa, che devi fare? Faccio al muro. Vai, fatti fustigare. Prego. Ho capito, un attimo. Vabbè. Adesso mi pugnala, guarda. No. Dalla botta in testa. Fatti colpire. Ecco. Ma porca. Ancora. Capito, ma così mi butti per terra. Aspetta, cerca di... No, non posso. Aspetta.
Cerca di trattenere i gemiti. Ma non gliela faccio, mi ha tolto un sacco, Ma non ti preoccupare. Guarisci forte, invoca angosciosamente pietà. Cioè, su, ma lo devi intrattenere. Un bambino resisti, su, via. Sta a colpire più forte. Allora, hai, no, no, hai più vantaggio con costituzione, hai più un più due. Cerca di trattenere i gemiti. Ma guardate, cioè, questa poi è. Dai, dai. Questa la chiami benedizione? Io boh, veramente non comprendo proprio. Oh, ehi, ti ci spaccato, dai. Vabbè, chiamiamolo successo. Do not keep quiet, dear one. Let me hear you. Dai, fagli sentire. Questo è un pervertito. Perverti. Ma sweet child, while I enjoyed that, I'm afraid your reaction was lacking. To gain Leviatar's favor, every single strike must be met. È vero che abbiamo sbagliato. Che ne so, questo io non. Or perhaps a touch of begging. Nevertheless, thank you. And sì, ho parlato che non mi devo fidare più del commenda. No, allora ti sei fatto malmenare per niente. Per niente, mo c'ho 9 di vita. Vai, boh, veramente. Bevi, bevi. Se vuoi lo faccio io. No. No, bevi, bevi. Ok. Bevi ancora. Ecco. No, lo faccio io. Tu non puoi più rifarlo, scusa. Prova a riparlargli. Cosa ti dice? My beautiful penitent child, you have already enjoyed my ministrations. Ah, non essere ingordo, pure. Cioè, ma allora ci rendiamo conto. Lo fallo faccio, te, va. Faccio io. Fallo te. Fate mazzola. Invigorating session, but even as the soul sings, the flesh fades. So it is with the lady's embrace. Excuse me. I must rest and think. No, deve riposare. No. Ah, vedi. Tutte vabbè, le fortune ce le hai Teo. Vabbè, comunque, ma perché io avevo fatto un personaggio appunto un po' cattivo che più che altro intimidiva, capito? E io non sapevo, pensavo che una andava bene, cioè una. Invece allora lui voleva sentire urlare, quindi dovevi fare o intrattenere o io avevo fatto intimidire, avevo fatto. Vedete un attimo come devo riprendere. Ma se ne va di un po' a fallovo. Ma dai. Excuse me. No, bisogno di riposare, ma no. Uffi. Beh, ho preso pure le mazzate a gratis. Vabbè. Comunque, se andavi fino in fondo, avevi la benedizione di Leviatar. E quindi? Avevi un vantaggio, però non mi ricordo quale, legato alla vita. Ecco, a me mi serviva, visto che comunque mi mazzolano tutti, vero? Va bene, però questo vantaggio era valido fino a quando non morivi. Praticamente. Praticamente sempre. Vabbè. Brava, della comunque, Santo Stefano. Allora, qua c'è un prigioniero. Però se le cose vanno male parte lo scontro. Quindi non so. Potremmo provare a convincere a non torturarlo, però non saprei. Ma vabbè, se no, dobbiamo fare prima questo. Se no salviamo volo, cioè. Ci stanno pure i sorci, forse tu ci puoi parlare con i sorci, magari sorci. Dicono qualcosa. Vediamo, vediamo. Qualcosa di utile? Ma no. Ah no, è partito il filmato. Porca la peppa. Vabbè, no, prova a parlare con questi, vediamo. Where do they flee to? You stubborn rat. Please stop. Ma perché io non ci sto mai nei gat? Ah, to see your friend, have you? Come and join him if you like. The mark glows.
But you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Ah, abbiamo finito il potere, sì. Proprio sul più bello, che magari qua serviva. Infatti, sicuro. Allora, andate a farvi un goccio. Il vostro capo mi è andato qui a darvi il cambio. Perché lo stai torturando? Sembra interessante, lascia che lo sprema un po'. Madonna. No, perché lo stai torturando? The git snuck in here with his mates, looking for some forgotten thing. Said they ran to some kind of grove. He doesn't want to tell us where it is, but he can't resist forever. Ah, ecco perché adesso noi, cioè non adesso adesso, però a breve, dobbiamo andare dove è andata Sazza, no? Più o meno, anche se prima c'è un altro con cui parlare. E c'è questa draw, no? A cui, vabbè, se siamo degli eroi al 100%, sì, non dobbiamo rivelarle dov'è il boschetto, perché loro non, lo stanno cercando ma non sanno dove non sia. Non sanno dov'è. Okay. Ok. Invece, noi dobbiamo fare per ora il doppio gioco. Quindi fingere di stare con perché, loro, perché, diciamo. Cosa... Beh, poi quando incontreremo la draw, lo vedi anche te. Quella draw lì è malvagia, però si può reclutare nella squadra anche senza fare un cammino malvagio, a patto però di lasciarla priva di sensi durante lo scontro che ci sarà, capito? Ok. E però pensavo, secondo me, è meglio anziché, perché volendo noi adesso qua possiamo sterminare tutti e la quest è fatta, capito? Cioè senza, sì, capito. Senza girarci, sì, troppo in giro, no? Invece io pensavo di dirgli a loro dov'è il boschetto, così loro vengono praticamente da noi e combattiamo a casa nostra. Perché poi lì immagino, anche se è una cosa che io non ho mai fatto nella mia run, perché io ho sterminato il boschetto, immagino che poi avremo come alleati Zevlor, i druidi, no? Tutti quanti, capito? Ecco. E quindi abbiamo probabilità di vincere. In più non apriamo la porta, quindi si fermano tutti lì e li bombardiamo dall'alto. Poi non so esattamente come si verificherà lo scontro, però questo era il piano, capito? E dai, seguiamo questo piano, vediamo come va. Però adesso come adesso io terminerei la conversazione. Non proverei a ingannarlo. No, tanto. Io volevo parlare con i sorci. Infatti, volevamo parlare con i sorci. Giù le mani, questo qui è nostro. Giù le mani, basta. Vabbè. Vabbè. Ok. Qua mi pare che c'era una via. Fa vedere. Sì. Infatti. Però prima di perché se noi diciamo alla draw dov'è il boschetto, praticamente va avanti la quest principale. Quindi facciamolo per ultimo. Capito? Sì. Facciamo prima le cose secondarie. Ah, ok. Ah, qua c'è un passaggio. Passaggio. Via. Forse un altro accesso al tempio. Infatti. Wow, c'è un forziere. Scassina. Ecco, serratura chiusa. E pariva. Fuga crollata. Ok. Oh, scudo non splendente. Ah. Va, guarda qua. Bottiglia grande. Questo te lo do a te. Attenzione, dove vai? Porca la pe... E va. Infatti, esplode tutto.
Mandala a capo. Perché a mena di unto osso per prendere più cagate. Ma tu vai, vai, vai tranquillo. Ho capito, ma pensavo che. Oh, alleluia. Ah, ma no, scusa. Ah, ok. Che è sta roba? Scoppiate e basta. No. Ah, scoppiate e basta. Sì, okay. Sì, sì. Fatto scoppiare lei. Ho disarmato tutto io, l'hai visto? Col tuo corpo. Sì. Aspetta. Colpicello, niente. Qua, basta. Su di qua, su di qua. Aspetta, su di qua. Ah, vedi, qua non avevo visto. Ma dove ci colleghiamo? Ma che roba. Che hai preso? Che mi hai dato a me? Niente. Ah, le pergamene. Sì. Vale, niente. No, Elisi, raccogli Elisi. Ah, questo è per te. Questo è per te, te lo mando a te. Guarda, questa pozione è molto utile. Elisir di che cultura alcana. Allora, questa. Ti aggiunge un uno slot incantesimo extra di livello 1. Ah. Tienila, tienila. Foresta. Ascia. Ah, raccogli, raccogli. Ascia. Ah, ma a proposito. Ecco. Dove sei te? Ah, sei lì che fissi l'albero. No, sto mettendo a posto la roba. Allora, dove sei andato? Ah, ma ho già visto io di là. Ho preso un po' d'oro, No, ma io mi stavo a mettere a posto inventario. Torno nel passaggio, Sì. Eccimi, sto a cuore. Corri, corri. No, madonna. Stavo per fare una cosa che hai detto tu prima. Vedi? Sì. Stai per aprire qualcosa di rosso. No, può capitare. Ok. Ma lui hai salvato tu? Sì. Ma lui okay. si è riposato. Excuse. No, non si è riposato, mi spiace. Ma vogliamo salvare questo disgraziato? Sì, salviamo il disgraziato. Questo cretino, sì. C'è qualcuno dentro, sì. Aspetta, vediamo. C'è Gribbo. E mi sa che devi parlare con Gribbo. È leggermente ubriaca. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Piccione, ma questa è matta. Vedo. Cosa vuoi farne di questo piccione? Keep him safe. Listen to him coo. Mentre ruba. What's it to ya? In realtà tuo animaletto è uno scrittore piuttosto famoso. Lo ammiravo e vorrei uno anch'io. Adesso vedere una creatura così adorabile chiusa in una gabbia. Che rispondiamo? Ma lo ammiravo, ne vorrei uno anch'io. Sai che non lo so. Ma tu lui l'avevi, sì, diciamo, salvato. Sì, ah, sì, sì. E allora? Io direi detesto vedere una creatura così adorabile chiusa in gabbia. In gabbia. Hey, don't mind. Keeps him safe from me mates. Raids make him rabid. Then catch one on your own. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ah,
Costui mi affascina, quanto vuoi per darmelo? Inganno, se invadeva e forse... Liberalo! Forse il malato non durerà a lungo. Basta parlare, apri la gabbia o te ne farò pentire. No, beh, se vuoi puoi usare il potere, però è limitato, ecco, abbiamo visto, io non posso più usarlo. E che vogliamo usare? Se no devi o ingannare o intimidire, ma... Beh, dai, usa... C'ho un punto di vantaggio. Usa il potere, dai, per lui. So. Per volo si può fare, no? Questo per qui. Per volo? Non lo so. Vabbè, proviamo. Sì, dai. Beh, dai, sì, ci sta. Vado più tranquilla, mo uno. Ah, meno male. Ui, e dai. Succede. Capito? Cioè, senti, a orecchie, pure c'hai grandi, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Here's the key. Pigeons all yours. Grazie. Davis, ecco. Chiave della gabbia. Vai, dai, liberalo. Look at this. A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Mettiti in salvo e sbrigati. No, il primo. I intend to do just that. A trusty invisibility potion goes a long way in a place like this. We mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? Mi sei messo in un bel guaio, come gli hanno catturato. Non voglio compagnia al momento, io vado per la mia strada. Dirigiti al mio accampamento. Sì, la accampamento, parleremo lì. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share the flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! È invisibile pure la bottiglia, hai visto? Ecco. Bene. Oh, l'abbiamo qui salvato. Nel frattempo noi possiamo anche... Cosa? Prendere roba. Sì, patata dolce, cavolo, patata dolce. Un altro cappellino. Carissimo. Quasi quasi mo cambio mo io l'abito, che sarebbe il pigiama. Ma puoi far vedere il pigiama, eh? Indossandolo. Sì, come faccio? In alto c'è predefinito, no? Aspetta. Nell'inventario. In alto. No, aspetta. In alto. In alto, a destra. Inventario ed equipaggiamento. Ah, no, a destra? Nell'inventario. Sì. In alto a destra, nella tua scheda, sì. C'è predefinito accampamento, sì. Edi. Ah, Tevis, mi piace di più accampamento, posso dire? Sì. Così. Però aspetta, perché ne ho trovato un altro, adesso me lo cambio, dimmi come sto, aspetta. Ma... Non guardare. Puoi stare così. Adesso guarda. Che dici? Meglio questo o meglio quell'altro? Ma va bene anche questo, dai. Va bene anche questo? Sì. Giusto perché quello che c'avevo prima era un abito grigio e polveroso, capito? Sì. Questo è da vagabondo trasandato. Sì. Ne trovo uno più figo. Va bene. Mm-hmm. Cappello sdrucito. Questo ce l'ho già. Ok.
Abbiamo preso tutto qui? Mm-hmm. Ok. Quante scorte abbiamo? 1356. Possiamo dormire 30 anni. Esagerato. Allora io andrei Assa. Ah no, di qua. Salviamo Alsi. Dai, salviamo Alsi. Dai. Qua c'è recinto dei Vorg. Dov'era Alsin? Ah, sarcofago. Questo non è illegale. E non c'è niente di che. Allora, sembra che giri in mutande. Come? No, è in pigiama. Non sono in mutande. Andiamo qua. Recinto di Wong. Di Wong, sì. Wong. Fa vedere. Oh, qui non c'è nessuno. Presto. Ok. Non mi ha visto nessuno. Oh, a posto. Dall'altra parte? Barili incendiari. Andiamo all'accampamento? Dove sono? Barile vino di fuoco. Dov'è barile incendiario, scusa? Qua. Barile di legno. Vino di fuoco. No, qua. Non puoi toccarlo. Ma non ci vede nessuno qua. Ah, sì, scusa. Non ci vedono. No, fa vedere. Pergamena di protezione dal bene e dal male. Prendi. Pozione di guarigione, aspetta. Prendi. Ruba. Ok. Manda l'accampamento. Ok. Questi tengono le cose per terra, boh. Ok. Ok, qua è probabile che partirà lo scontro, quindi prepariamoci. Sì. Ah, io non posso. Hai salvato tu? Sì, ho salvato io. No. Ok. Non posso evocare nessuno. Vabbè. Manco io. Ci arrangeremo. Vieni qua. Incendiato. Vabbè. Ecco, vedi quell'orso là dentro? Sì. Quello è Alsin. Ok, allora liberiamolo. Maledetti. Keep your hands steady, three. Stop them. Free me. Again. Make it squeal again. Ma quanto so cattive. Goblin. Cosa diamine state facendo? È inerme, lascio andare. Se vuoi penetrare quella pelliccia, forse sarebbe meglio usare pietre più scheggiate. Ma no. O la prima o la seconda? La prima, dai. We're juicing it up. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Boss is thinking of serving it to the wargs. And it makes funny noises. We made it squeal. Look, you'll see. Give me that rock. I'll show ya. Prego, continua pure, lascialo stare. Che ne diresti se ti ripagassi con la stessa moneta? Prima proviamo con lascialo stare. E poi Get lost if you can't stand a bit of rough housing. Release me. Get rid of them. Vabbè. Attacca i goblin, scaglia un sasso goblin. All'orso. No, attacca i goblin. Attacca i goblin, vai. Time for blood. Mm.
Benissimo, grande. È un grande. Stima profonda. Non è che ci attacca noi. Ecco, allora adesso dobbiamo fare in modo che nessuno esca dalla stanza, eh? Perché sennò vanno a chiamare i rinforzi, capito? Oh, Dio. Blocchiamo la porta. Perché no, che ci stanno come... due a destra, sulla scala, vedi? A sinistra, cioè. Ah, lì. E fa niente. Fa vedere. Come... perché questa qua è un'altra zona, no? Separata. Uh-huh. No? E come prima, no? Che abbiamo ucciso la troll. Uh-huh. Se qua ammazziamo tutti senza che nessuno esca, nessuno si accorge di nulla, capito? Ah, già c'è uno lì. Allora, io magari corro... dov'è? Scatto. Oppure... ah no, tocca a Karlach. Anche allora con Karlach corro. Scatto. Così. Oh. Ed è vicino... ah già, non posso... va bene. Karlach ha fatto. Io mi sposto qui. E prendo chi? Aspetta, quante frecce ho? Ah beh, allora facciamo il marchio su questo. E usiamo freccia di acido. Ok. Quella. Quasi morto quello. Eh beh, so goblin. Attenzione, tocca al signore delle bestie. Ma vedi che sta, vedi che cerca di andare alla porta, vedi? Maledetto. Beh, fai fuori quelli che corrono via, bisogna farli fuori prima, capito? Mm-hmm. Fai fuori. Ok, faccio fuori questo, aspetta. Ma come è mancato? Ma dai, ma questa è sfiga. Aspetta. Beh, è andata lì. Io c'ho Gale qua. Cioè, non ci hanno manco attaccato. Se ne sono nati. Perché questi vanno a chiamare rinforzi. Io proverei a fare qualcosa d'area. Aspetta, loro. No, non hanno nessuna resistenza. Furia dei piccoli hanno. Se va male, ricarica. Non dobbiamo, dobbiamo impedire usiamo... tutti i costi. Vai, prova a usare il freddo, magari. Ah, però ho congelato, quindi magari scivolo, magari scivolano. Ma pure questi ci si mettono. Ma no. Oh, che ta... ma t'ha ucciso? No, per terra. Ah, t'ha beh. Fatto... ok, ok. Ok, questo dove va? Allora, così Karlach è sulla porta, quindi mena chiunque passi. Ok. Allora, Karlach mena questo. Tirate su, Ciccio. Tirate su. Sto sempre per terra. E direi che mi va in ira, dai. E attacca. Ecco. Dai. Non passa nessuno qui. Allora, io mi sposto. No, cavolo. Mi ha preso. Vabbè, no, aspetta. No, pensavo di riuscire, invece no. Vabbè. Fa niente. E io becco uno dei piccoli. Così. Facciamo così, vediamo. Inizia, sono agili, per quello ma non... ma porca miseria, oh! Ok. Questi provano a sfondare il cancello. Si disimpegna. Vai, vai, scivola. No, non è scivolato. Ma figli, è passato vicino. Allora...
esatto. Becca quello piccolo, quello piccolo. Occhio a muoverti, però, che magari scivoli. No, dove sono arrivati questi? Ne sono arrivati tre. No. No, ma scusa, ma... Ah, quello piccolo è uscito. Cazzarola. Infatti ho visto che è sparito. Pensavo che non ce l'aveva fatta io. Cioè, capito? Uno, vabbè. Però se sono tutti ostili fuori è un problema, Cioè. Dici che poi quando usciamo lo aspettano tutti? È un problema, sì. Cioè. Ah. Secondo me... ricarichiamo. Rifacciamo. Sì, sì. Se sei fuori, cioè, metterti tutti contro. Aspetta. Meno male ho salvato. Aspetta un attimo. Poco prima, poi. Aspetta. Noi proviamo sempre. Però poi quando vediamo che non va, bisogna ricaricare. Sì. Assolutamente. Anche perché poi non ci sarebbe via di schiampo, ce l'hanno tutti con noi usciti da là. Cioè, posso dire. Cioè, non possiamo muoverci, che ci attaccano tutti. Ci attaccano tutti, no? Non abbiamo ancora il livello giusto per gestire tutti. No. Quindi, allora, io lascerei Carla, che a sto punto lì all'entrata. Aspetta che ci disponiamo. Sì, allora, io... Lascerei Carla qua. Io mi posizionerei qui, guarda. Ah, lì? Ok. E Gale... In modo che quelli che vengono qua, chiappo tutti, ma posso acchiappare pure da qua a là. E Gale lo lascerei lì, allora. Acchiappo tutti da ogni lato. Ok, io sono obbligato ad avvicinarmi, quindi... Per forza. Va bene, allora sei pronta a star lì? Okay, sì. Vai. Ok. Allora, diamo le stesse risposte. Ok. Lascialo stare. Attacca i goblin. Attacca i goblin. Ok. Oh. Allora. Becchiamo prima i bambini. che è brutto così, però. Allora. Ok. E andiamoci giù pesante, per sicurezza. Usiamo, ma sì, l'acido penso vada bene. Che pianificatori che siamo. Oh, non è morto, Non è morto. Che sfiga. Ha solo 7 di vita, cioè. Oh, quello ha creato un... Ha chiamato un ragno? Sì, ma se ammazzi lui penso che il ragno sparisca. Oh, non ti ha preso. So agile, mo mi so cambiata. Ah, bello. Non c'ho più la tunica là. Il bambino, vecchio bambino. Il bambino, tocca a te. Lo provo io. Tocca a te. Ha 4 di vita. C'è il 55%. Ma com'è possibile? E cosa faccio? Provo dardo di fuoco, dai. Cioè, yeah. Oh, bene. Abbiamo bruciato dai, vivo. Benissimo. L'altro dove sta? Allora, Karlak direi che va sul ragno, dai. Visto che è qua. Ecco. Disimpegno, mo questo si avvicina. Guarda bimbetto mi minchia come vuole. Bimbo minchia. Allora. Vabbè, questi cercano di uscire.
No, ha spaventato Carl. Urca. A chi ha tirata? A te l'ha tirata. A me, ma non sono scivolato. Meno male. Io, ma sì, dai, facciamo. Ok. So se so, Che sì. Curato, sto maledetto. Sì. Tocca all'orso, orsetto, pensaci di magnateli. Tocca a te. Ok, tocca a me, tocca a me. Allora, allora. Io andrei sempre di fuoco. A questo punto su questo, no? Non riesci a prenderli tutti e la due, faccio. No? No. Ad aria che c'ho. Una ceppa. No, voglio usare i cosi, i trucchetti. Ma prima un ghiaccio. Mancato. Mancato. Ah, ma c'è la bimbetto minchia qua. Sono dimenticato di dirtelo. Razzo, aspetta, mi metto qua, va. Ok. Vai. Vediamo. Io sa, vediamo, spero di non scivolare, aspetta. Ok. E il bimbetto minchia. Ah, magari freccia di ghiaccio. Non so. A vedere. Magari scivola così. Vediamo. Ah no, boh, è morto. A posto. Ok. Ah, yeah, okay. Grandissimo. A posto. Scatto. Do scatta. Che va? Torna in... Ah, va, va a liberare i cani. Hai capito? Sto maledetto. Ma scusa, ma i Karlach davanti va a beccare Gabe? Io non so. Come ragionate? Cioè. Allora, io. Gail. Karlach purtroppo è spaventata. Povera, c'ha ragione. Tuck your way. Ok, ha preso tutte e due. Oh. E io beccherei il ragnetto. No, porca. Si è tolto, hai capito? Sto furbo. Tocca a Gail. Gail. Ciao, dai una mano, Carla. Qua. Ecco. La sfera. Questi che tentano di uscire. Guarda, pure quello va verso i cani. Dai, orso. Oh. Bravo. Dai. Allora, la sfera è infuocata. Allora. E mo io non posso beccare nessuno, però. Non ti puoi spostare. Spostati. No. Vabbè, sì, mi posso spostare. Dov'è? Mi sposto là. Però attenzione a dove passi, potevi scivolare. Non so, non so. Vediamo se posso fare qualcosa a questi qua intanto. Vediamo. Interessante. Tocca a me. What path lies before me? Vediamo. Quelli da qua non li piglio. Sì, io sì. Metti il marchio su questo. Becco. No, così becco tutti. Freccia dei multiverse. No, però sono solo in due. No, becco solo questo, dai. Ok. Oh. Oh, questo apre. Ecco. Sapevo io. Oh, non t'ha preso. Oh, male. Quando sono cambiata d'abito. Non. Don't touch. Bear. In position. Lei è in ira. Riesco a prendere qualcuno. Mi sa di no. No.
Perché in ira devi prendere tutti i turni qualcuno. Se no l'ira termina. Ma la faccio terminare io, dai. Ok. Dovrebbe guadagnare... Esatto, 15 punti ferita temporanei. Dai. Ecco. Allora adesso dobbiamo... Aspetta. No, adesso niente. Dobbiamo sistemare finire, quelli. Finire tutti e basta. Sì. Non c'è più nessuno che chiama rinforzi. No. No. Ci possiamo concentrare sui cani e sui nani. Sui nani. Movimento non sufficiente. E niente. Dobbiamo cercare anche di difendere l'orso, eh. Ma mi ha pronato. Ma io fallimento critico dell'orso. Più 4, si è curato? Sì. Turno mio. Guarda, io non lo so che te faccio, ma mo qualcosa te faccio, aspetta. Okay. Vai. Interessante. Aspetta che mi metto... No, va bene qua, dai. Ok, allora non posso... Ah, non posso saltare. Ho paura a spostarmi. Magari becco anch'io lui, dai. Sì. No! Mazza, che sfiga. Ma l'orso lì sta malissimo, eh. Sta malissimo. Ti manca 7 di vita, già, cioè, eh. Ma poi non muore, si trasforma in Alsin, mi sa, eh. Non ci arrivo, no. Mi avvicino. Vediamo. Oh. I don't fancy their chances. Gale. Indeed. Fa vedere coltello di ghiaccio su quello dietro. Sì. Oh. Ho fatto cadere il cancello. Ah, figo. però figo, non gli ha... almeno uno forse. No, ma non gli ha fatto danno, però. No, pensavo che uno lo incastrasse, però si è già tolto. Però magari è bloccato, forse. Oh, poverino, l'orso è scivolato. Vado, tocca a te. No. Che cazzo è stato? Che io mi stavo... Volevo saltare. Come mai è andato... forse è colpa mia. Forse non mi sembrava di aver pestato l'unto, però vabbè. Allora, un po' di fuego. Vai, buono, buono. Aia. Colpa mia. Infatti, cioè, sta mappia a fuoco. È colpa tua. Questo è in collera, sto goblin. Se dasse una calmata. E allora, io. Buttagli un po' di ghiaccio. Ma allora sei morto. No, è prono. Non si può mettere la pancia in su. Vedi che poi è diventato Alsin, vedi? Perché è un druido. Vabbè, è ma un anzi druido. Allora, 27, okay. Vediamo. Sì, Alsin. Arrivo. Ok. Vai, mena. Bersegrati. Oh, se la moriamo. Ammazzato dentro il pasto dava la sinatoria. Mancano le bestioline. Dai che questo è quasi morto. Eccolo. Ehi, zega. Però, te potevi svegliare prima. Posso dire? Te potevi svegliare prima, Ciccio? Tutto sto casino.
Ah, e finisci. Ecco. Ancora vivo. Ah, 4 di vita. Sì. Una bottarella, dai. Mettiamo. Oltre la gittata. Oh. Oh. Te capì? Ma che sei curato. Che squadra. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. Not only do you speak with a bear, but you free it too? A true friend of nature, or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Ok, io sono ranger. Oh. Vabbè, dai, felice di essere stata utile. Aspetta, sei Alsi, il maestro Alsi nel boschetto di Eden? Sì, è lui. Ho parlato con Netti e ho detto che mi avesti aiutato con il parassita. Ah, beh, possiamo dire, no? Sì, ma non... Sicuramente. Allora, felice di essere stata utile. Sì, dai, felice di essere stata utile. I must admit, I didn't expect anyone would come to my aid. Who in their right mind would infiltrate a goblin infested temple? Unless that look in your eyes, I've seen it before. Are you feeling all right? In realtà no. Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? Sono scappata da una nave. Forse il processo è stato interrotto. Credo che questo artefatto c'entri qualcosa. Mostriamoglielo. Lui è affidabile. Sì. Dai. Sì. Ah, vabbè, vabbè, vai. That looks very alien. As alien as the Mind Flayers. They do not belong on this world. It's no coincidence that you found me here, I'll wager. You're after a cure for this parasite. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles, but I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Vedi. Lui comunque. Dimmi cosa hai scoperto sui giorni dei Lui comunque sì, lo possiamo reclutare. Ah, bene, bene. Allora facciamo. Io lo vorrei anche provare in squadra. Sì, come no. Perché lui io non l'ho avuto nel mio. Run. Sì, assolutamente. Io l'avevo ammazzato lui. Ma no, è uno così cazzuto, lo ammazzi. Non so. Vabbè, può essere. No, in realtà qui l'avevo aiutato, però poi tradendo il boschetto e tutto il resto, dopo qualche volta che ho effettuato il riposo lungo, è venuto lui a cercarmi all'accampamento con ovviamente intenti ostili. No. Allora, vabbè, dimmi cosa hai scoperto sull'origine dei girini. Sì. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Se mi saperne molto su questo argomento, verrai con me alle Torri dell'Alba Lunare?
Parassiti modificati, ma possibili cure nei torri dell'alba lunare, sembrano poco più che congetture. Almeno ora so cosa fare e ti ringrazio. Io direi la prima, dai. Sì, sì. I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you. But if you could help me, I'd be free to join your journey. Ma certo. Ma certo. I cannot subito. Allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Anche il nostro. Caga è morta. Caga non caga più. Sì. Quindi d'accordo, io glielo direi. Ah. Caga è morti, i dubbi dell'ombra sì. L'avevano corrotta, non ho sì. Avuto scelta. Madonna, spiego bene. This is my fault. I was her teacher. I will mourn her when I can. But there are other matters to attend to before that. Help me kill the leaders of this horde. Save my grove. Certo. Then I will help you. Three deaths could win us peace. The Drow Minthara, the hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Per ora diciamogli, tipo, me ne occuperò io, tu metti al sicuro. Anche perché non sono sicuro che lui subito, che l'ha detto, prima ho altre questioni, quindi magari lo possiamo reclutare dopo che è finito tutto, no? Capito. Allora, intanto prendiamo la quest. Io me ne occuperò io, tu mettiti al sicuro. There is no safety, not while this rot festers. Once it is cut out, once the grove is secure, then I shall leave. Cioè, a fine gioco, scusa, fammi capire cosa. No, a fine atto. Ah, ecco, ok. Peggio. D'accordo, aspettami qui, tornerò quando avrò finito. Perché, scusa, seguimi no, allora. Perché non vorrei che... Se lui viene con noi e facciamo quello che ho detto... scopre che facciamo il doppio gioco. Magari gli dà fastidio. Sì, sì. Cioè, non lo so. Vabbè. Però, cioè, se lui, tanto... perché poi se per caso, appunto, in realtà lui effettivamente può entrare nel gruppo già da adesso, non vorrei che poi fossimo obbligati a seguire la missione principale, capito? Mm-hmm. Quindi vabbè, aspettami vabbè, qua. Ci penso io. ci penso io. Tornerò quando avrò finito. My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. May Sylvanas guide your hand. Focus on the leaders. That's all it will take to restore the balance here. Senz'altro. Vedi, perché volendo, noi già adesso possiamo andare lì a smazzare. Capito? Ok. Allora, vediamo di... Io intanto prendo un po' di cose qua. Sì. Vinello. No! Brutta stupida! No, non è esplosivo. No, meno ci male. Ci vuole il fuoco perché esploda. Meno male, meno male. Cioè, come ho cliccato, mi sono pentito. E tu che cazzo la fai? Stivali da sfondamento... Beh, questi li prendo. C'ho una scimitarra goblin da 2 a 7 danni. No, mettile in vendita. C'è una porta qua. La metto in vendita? Che? Niente, sono passata dove non dovevo passare, ma okay. Mi è andata bene. Okay. Pozioni di guarigione maggiore e 3 pozioni piccole. Attenzione. Catena del signore delle bestie. Amicizia con gli animali. Lo vuoi questo ciondolo? Cos'è? Fai vedere. Dov'è? Guarda un po' nel mio inventario. Guarda. Ah, ok. Beh, io adesso effettivamente... Tanta roba. Sì, dai, questo me lo prendo io.
tanto sì. Il medaglione di Comira non è che proprio possiamo dare a Gabe. Ok. Poso lungo. Manda l'accampamento. Vuoto, vuoto. Qui stai svaligiando te. No, ho fatto. Questo. Tre cariche. Carne sospetta. No, sta roba non la piglio proprio, cioè. Collera. Cos'è che faceva collera? Aspetta. Ah. Allora gli diamo a Karlak. Aspetta, questo. Che stai salvando te? No. Salvataggio automatico completato. Dove sei? Ci sono due forzieri qua. Ma sono vuoti, completamente vuoti. Ma dove? Dove sei? Ho cliccato su questi, qua sopra. Ma dove sei? La scala. Ah, pezzo... ok, ok. Aspetta, allora, però... bomba. Oh. Non ci arriviamo. Fuori portata. Serratura chiusa. Ma no, qui nel caso ci arrestavano. Ah. Ci mettevano qua dentro, hai capito? Sì, no, perché c'è un barile, volevo vedere. Lì c'è una bomba di polvere nera, ma non riesco a prenderla. Fuori portata. Allora, intanto io mi metto un attimo a posto. Tipo pergamena. Chiave della prigione. Ah, guarda che ho trovato la chiave della prigione? Mm-hmm. Ah, quindi l'amuleto non ti serve? No, l'ho preso l'amuleto. Ah, e ce n'è un altro. Amuleto passo velato, ma sta in... Dove? Dove? Dentro? Mercanzia. Come è la mercanzia? Ma dove? Ah, no, ma questo... nel mio inventario. Ah, no, no. Questo è molto importante. Tu sei... Passo velato. Mm-hmm. Tra l'altro riposo breve. Questo è importantissimo. Secondo me... Ah, puoi tenerlo anche tu se vuoi, sì. Cioè, se riusciamo, come ho fatto io nella mia run, a ottenere 4 oggetti che ci danno passo velato... Tanta roba, eh? Quindi mi levo questo pendente della lacrima? Sì. Magari lo diamo a qualcun altro. Ah. Mettitelo. Ok. Okay. Lo sono messo. Pendente della lacrima. Magari lo diamo a Carla. Dai. Aspetta. Che lei è sempre lì in mischia. E Gale lasciamo parlare con i morti. Quindi, ok, per Gale direi queste due cose. Ah no, questo non può mangiarselo. Vabbè. E manda l'accampamento. Passo velato, praticamente il teletrasporto, capito? Ah, sì, sì. Ok. Ti puoi teletrasportare quando vuoi, una volta mm-hmm. per ogni riposo breve, capito? Mm-hmm. Oh, buco misterioso. Buco misterioso, ah. Legs protrude from the hole. A failed escape, it seems. Ispezione il corpo. It seems the tunnel collapsed mid-dig and suffocated him. A
crooked heart is embroidered on his left shoe. Vabbè, tira il corpo. The body comes loose, revealing a tunnel. Perhaps you can escape where he failed. Dove lui ha fallito? Fuggire da qui? Ah, vedi, nel caso veniamo catturati. Ah, potevamo fuggire da qua. Sì. Non c'aveva niente questo, però. No. Vediamo dove sbuchiamo. No, è ancora bloccato. Ma dovrebbe essere facile in che senso? Attacca, forse? Ah, aspetta, così. Ah, e dove sbuchiamo qua? Oh, madonna. Sacrario distrutto. Dove siamo? Qua dietro ci stanno i goblin, io te lo dico. Ah, siamo... Ho capito, siamo... Sì. Vabbè, siamo usciti. No, dove eravamo entrati prima. Ah, ok. Vogliamo dare una salvatina? Sì. Vabbè, di là avevamo visto tutto, mi pare. Sì. Quindi direi che ora ci salutiamo qui. Eh sì. Continuiamo a esplorare in giro. Alsin l'abbiamo salvato. Liberato. Molto contenta, che poi se quello entra in squadra con noi, penso che sarà una gran mano. Si può avere anche una romance con lui, lo sai? Ah sì? E diciamo che la romance è un po', come dire, particolare. Lo vedo bene con Karlach, posso dire. No, perché lui, essendo un orso, sai... si trasforma con i draghi. No, si trasforma al momento giusto, sai. Poi non so se mi sono spiegato. Sì, ho capito. Ma che stai a dire? Sì, va bene. Va bene. Sì. Mi dissocio, no. Mi metto qua. Ignore. Tanto questi litigano. Che cazzo non la fanno? Sì, ma lasciali parlare. C'è anche un topo. Va bene. Sì, un sorcio, una pantegana per il sorcio. Va bene. Io meglio che sono, va. Sì. Ecco, va. Adesso hai tre spettatori. Anche il topo è venuto, guarda. Dai. Però il sorcio mi sa che non mi dai i soldi. Quanta gente. Ho assistito a un accoppiamento tra ogre, ma questo lo batte. Cioè, vabbè. Ci sono certi dialoghi che mi fanno morire, veramente. Chi sei in città? Quanta gente verrebbe lì? Quanti soldi? Magari anche 20 monete in un colpo solo. Chissà, già se ci danno 1, 2, 3, 4, so, 4 monete d'oro. Sì. Vediamo, prova. Provo. No, sì. 2, 3. Oh, tutti applaudono, tutti e quattro. Te capì? Ma dico, te capì? Dammi i soldi. No, maledetto. Ma io lavoro e lui prende il denaro. Io veramente. Mi Vabbè. Metto qui. Ecco, mettiti lì. Ecco. E basta. Avete finito di litigare, cretini? E basta. Ciao. Ciao.